Tassista in manette, Manuela Gugliaro è stato arrestato a Trapani per violenza sessuale, avrebbe abusato di una disabile. Promossi e bocciati, delusioni e festeggiamenti come ad ogni tornata elettorale. Chiudono le carceri a Marsala, è iniziato il trasferimento dei detenuti. Provvedimenti necessari, lo ha detto il sindaco di Valderice Camillo Iovino dopo che il Consiglio Comunale ha approvato gli aumenti di IMU e IRPEF. Fagiano si presenta stamattina presso la sede del Trapani Calcio, è stato ufficializzato il nuovo direttore sportivo, lo abbiamo intervistato. Benvenuti a questa prima edizione, dopo i titoli ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, iniziamo con il nostro TG. Motoseghe e decespugliatori Eco, attrezzi professionali per l'utente esigente. L'Agricola si trova in via Sapone 20, strada per Dattilo, a Paceco. Scuderi sposa. Premium dealer La Sposa, Pronovias Fashion Group. Scuderi Spose a Trapani. Nuova apertura a Trapani, il mondo senza glutine. Trovi le migliori marche di prodotti per celiaci, intolleranti al lattosio e diabetici e soprattutto tanti prodotti freschi e surgelati. Il mondo senza glutine è convenzionato con il servizio sanitario. Spendendo 25 euro ricevi un buono acquisto del valore di 10 euro. L'offerta è valida anche per i buoni ASP. Il mondo senza glutine si trova in via Palermo 32, telefono 0923 36 34 57. 21 giorni d'oro con la strepitosa vendita promozionale di Belli e Monelli. Su tutti i nuovi arrivi autunno-inverno troverai centinaia di articoli scontati fino al 50%. Inoltre, con la nostra card raddoppi la convenienza e riceverai tantissimi premi. Da Belli e Monelli troverai la qualità al giusto prezzo. Vastissimo assortimento della Walt Disney e capi casual, da 0 a 16 anni. Siamo aperti tutte le domeniche e lunedì mattina. Belli e Monelli, via Marsala, 147 Trapani. Problemi con il tuo computer? Vorresti usare meglio il tuo computer? Explorer interviene a domicilio. Assistenza tecnica, riparazione, mini corsi di informatica. Explorer, corso Pier Santi Mattarella, Trapani. E apriamo con la cronaca, un tassista di Trapani è stato arrestato per violenza sessuale, l'uomo avrebbe abusato di una ragazza disabile, vediamo il servizio. Con l'accusa di violenza sessuale gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria del Corpo Forestale di Trapani hanno tratto in arresto un tassista trapanese. Si tratta di Emanuele Augugliaro, accusato di aver abusato di una disabile. L'indagato è stato sorpreso in contrada a San Cusumano nei pressi dello stabilimento Castiglione dove si era appartato con la vittima designata. Da tempo gli uomini della forestale stavano indagando su una attività di spaccio di sostanze stupefacenti messa su da Augugliaro, nonché su presunti casi di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, di cui si sarebbe reso responsabile il tassista. Il sospetto degli investigatori è che Augugliaro abbia abusato anche di minorenni. Per vincere le loro resistenze, le vittime designate sarebbero state costrette a far uso di sostanze stupefacenti. La disabile invece sarebbe stata convinta da Augugliaro con vari stratagemmi ad avere rapporti sessuali anche con amici del tassista in cambio di modestissime somme di denaro o addirittura in cambio di una sigaretta. Bloccato e condotto in caserma, Augugliaro è stato colto da malore, ha avuto un infarto ed è stato necessario sottoporlo a un intervento chirurgico. Ora però è in carcere su disposizione del sostituto procuratore Andrea Tarondo, che ha chiesto ed ottenuto dal GIP Antonio Cavasino l'ordinanza di custodia cautelare a carico del tassista.
E ad Alcamo un rapinatore è stato arrestato dalla polizia dopo un breve inseguimento per le vie cittadine. Aveva rapinato un'anziana donna colpendola a schiaffi e pugni. La polizia ha fermato Emanuele Trupiano, di 19 anni, già noto alle forze dell'ordine. La donna rapinata è stata poi accompagnata al pronto soccorso, ha riportato ferite con una prognosi di 8 giorni. E sono stati recuperati dai carabinieri le opere trafugate nella chiesa di San Nicola a Trapani. Vediamo. Una telefonata anonima pervenuta al 112 ha consentito ai carabinieri di ritrovare 12 delle 15 importanti opere d'arte che erano state trafugate a Trapani dalla chiesa di San Nicola agli inizi di ottobre. I dipinti e le sculture sono stati rinvenuti in un casolare abbandonato della frazione di Nubbia. Alcune tele sono state danneggiate dai ladri. All'appello mancano invece i quadri raffiguranti la Madonna del Rosario e San Castrense e la scultura lignea che riproduce l'Immacolata. Le indagini dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e dei loro colleghi di Trapani hanno preso il via dopo la denuncia di furto presentata lo scorso 9 ottobre. I dipinti e le sculture trafugate dalla chiesa sono state subito inserite nella banca dati dei carabinieri per impedire agli autori del furto di poterli piazzare nel mercato clandestino. Tra le opere recuperate, tre dipinti, olio su tela del XVII secolo, Annunciazione, Martirio di San Bartolo, Navigazione di San Pietro, due del XVIII secolo, Immacolata e Santi e San Dionigi, due statue lignee di angeli, un gruppo scultoreo raffigurante il battesimo di Gesù e quattro angeli in legno del XIX secolo. Frattanto le indagini proseguono per recuperare le opere mancanti ed individuare i responsabili del furto. I carabinieri non escludono che i ladri possano aver agito su commissione. I quadri, le sculture recuperate, adesso si trovano presso la chiesa di Sant'Agostino, nella zona del centro storico. Grave incidente stradale per Vittorio Sgarbi, l'ex sindaco di Salemi, in coma il suo autista. Il servizio. L'auto sulla quale viaggiava il critico d'arte è rimasta coinvolta in un incidente stradale verificatosi sull'autostrada del Sole nei pressi dello svincolo per Frosinone. Vittorio Sgarbi ha riportato diverse fratture ad un braccio e dovrà subire un intervento chirurgico al gomito. Il suo autista, Antonio La Grassa, è in coma farmacologico. Secondo la ricostruzione della dinamica, la macchina, nel tentativo di schivare un pneumatico probabilmente caduto da un camion, è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un muretto. Antonio La Grassa, di 31 anni, ha subito un trauma toracico e nella notte è stato trasferito all'Umberto I di Roma. A chiamare soccorsi i conducenti di un'auto che è passata pochi minuti dopo il grave incidente. Sgarbi, dopo l'ingessatura del braccio, ha voluto lasciare l'ospedale di Frosinone per raggiungere la sua abitazione a Roma e seguire da vicino le condizioni di salute del suo giovane collaboratore. «Ho visto uscire il sangue dalla sua bocca mentre cercavo di tirarlo per evitare che si soffocasse», ha raccontato il critico d'arte. «È stato un incidente misterioso, ho capito quello che stava accadendo mentre volavo. Ho perso le scarpe, abbiamo buttato giù 20 metri da guardrail, poi abbiamo battuto contro un muro», la drammatica testimonianza dell'ex sindaco di Salemi. Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale all'altezza del bivio per Scopello, lungo la statale 187 di Castellammare del Golfo. Due auto si sono scontrate frontalmente. E ora passiamo alla politica. Il nuovo presidente della regione, Rosario Crocetta, ha tenuto un primo incontro con i giornalisti nella veste di presidente. Attenzione puntata sugli sprechi della regione. Ha annunciato anche un censimento sulle consulenze inutili e un rotaggio di dirigenti e direttori. E certo, dice, di poter contare su una maggioranza bulgara. Per noi lo ha seguito a Palermo Alessandra Ferraro. Vediamo. Parla di una maggioranza bulgara e di voler realizzare una regione leggera basata su un decentramento partecipato. Rosario Crocetta, nuovo presidente della regione, in conferenza stampa a Palermo, sottolinea che non ci saranno inciuci, ma sarà pronto al dialogo con gli altri partiti. Revocherò tutti gli incarichi di consulenza che sono stati dati ai sensi proprio della legge che prevede lo spoil system, e quindi tutti questi incarichi, appena io sarò nominato ufficialmente, e penso che sarà i primi giorni della prossima settimana, tutte queste consulenze decadranno. È chiaro che lì si cominceranno anche a fare risparmi consistenti. Sto cercando di fare censire le società inutili che si discute da 20 anni di abolirle e avviare un percorso veloce per fare risparmio e dare esempio e rigore. Il mio governo avrà una maggioranza bulgara, contrariamente a quello che si pensa, perché alla fine
prevarrà il buon senso di un'assemblea regionale siciliana che deve capire che qui siamo al minimo storico, siamo di fronte a una crisi della Sicilia senza precedenti, e allora la sfida è questa, è quella dell'onestà e della competenza, ed è la sfida che io lancio a tutto il Parlamento siciliano, e lì io credo che troveremo tanti uomini di buona volontà. Ho ricevuto tanti auguri da tutti i deputati oggi eletti in qualsiasi lista, guardando più da tante persone per bene che pensano che bisogna governare questa Sicilia. E dalle urne, come sempre, escono i promossi e i bocciati. Vediamo chi ha avuto i migliori risultati nel voto di domenica nel servizio l'editoriale del nostro presidente Massimo Marino. Come sempre le urne promuovono o bocciano i vari candidati ad ogni competizione, ma è doverosa una premessa. Tutte le valutazioni devono avere come comune denominatore le 60.000 preferenze in meno rispetto alla scorsa tornata e il boom dei grillini che hanno razziato un ulteriore 20% dei 180.000 voti in provincia. Ed è da questo dato che bisogna partire. Certamente con i suoi 8.000 voti Baldo Guicciardi non può che essere considerato il vero vincitore al netto dei grillini, dicevamo, di questa elezione. Il deputato del PD è stato tra i pochi ad aumentare il suo consenso e dentro un partito che ha subito sacrifici certi in favore di Grillo, risultando il primo degli eletti in assoluto. Seconda Valentina Palmeri di 5 Stelle, 6.700 voti, di cui circa 4.500 solo nella sua Alcamo. E a nostro avviso il commento sul risultato di queste proporzioni andrebbe fatto da un sociologo più che da un analista politico. Altra faccia della medaglia, fra gli uscenti Camillo Oddo non è riuscito ad emulare il suo collega di partito Guicciardi, attestandosi a 4.700 preferenze, quasi 3.000 in meno delle scorse elezioni. Il deputato valdericino ha deciso ancora una volta di metterci la faccia. Per la quinta volta consecutiva ha voluto la competizione sul territorio, ma che col senno del poi, ma da parte di molti anche del prima, avrebbe fatto meglio ad esistere, così come fatto da altri autorevoli colleghi d'aula come Lillo Speziale. Fatto sta che l'ex vicepresidente dell'ARS ha pagato probabilmente una gestione autoreferenziale nel partito, soprattutto su Trapani, sua area di riferimento, portando nei fatti gli ex DS ad essere praticamente scomparsi dal Partito Democratico in provincia. Bene, in termini di consensi, seppur non ce l'abbiano fatta, gli onorevoli Marrocco e Scilla. Il deputato di Futura e Libertà ha superato le 5.000 preferenze, prendendo praticamente il 90% dei voti dell'intera lista. E non si può non riconoscergli ancora una volta come, nella candidatura di 5 anni fa contro il carro armato Giulia Adamo, scansata come la peste da tanti autorevolissimi personaggi, coraggio e serietà politica, non cercando alcun escamotage per smarcarsi da una lista che tutti davano sotto lo sbarramento addirittura intorno al 2% e che certamente avrà influito sull'appeal del voto utile. Invece Marrocco è stato il più votato in Sicilia del FLI ed ha superato a Trapani di gran lunga la media regionale, che si è attestata al 4,2%. E se i suoi colleghi di partito avessero mantenuto il trend trapanese, FLI sarebbe riuscito in un vero e proprio miracolo. Tanto per capirci, l'altro deputato uscente di Palermo, Aricò, è crollato da 18.000 a nemmeno 6.000 preferenze. Ciò non potrà che essere tenuto nella dovuta considerazione da Gianfranco Fini nei prossimi progetti romani. Ottimo anche il risultato di Toni Scilla, seppur in condizioni diverse a quelle di Marrocco, con una lista data sopra lo sbarramento e col traino del candidato presidente, diretta espressione del suo partito. L'onorevole Mazzarese ha superato le 6.000 preferenze con ben 3.500 voti nella sua città. Confortante nelle preferenze, assolutamente drammatico però nella gestione del partito. Da deputato uscente e coordinatore provinciale, con una gestione scriteriata e personalistica, è riuscito a sbriciolarlo, facendo perdere un seggio certo, non riuscendo in alcun modo, sempre per un egoismo politico che ne ha contraddistinto la gestione, a formare una lista competitiva, costretto addirittura a candidare la sua addetta stampa e chiamare in soccorso il suo segretario regionale Fallica, che è catapultato all'ultimo momento, non poteva fare altro e di più di ciò che ha fatto. Tante altre sono le analisi da fare nel risultato di queste regionali, ma le faremo in un'altra occasione.
presentato Nara di Bonagia. Eventi e banchetti. L'arte del ricevere fra secoli di storia. info@tonnaradibonagia.it Carmelo Ferlito veste gli sposi di oggi. Boutique Donna, via Calatafimi 3, telefono 0923 54 23 29. Boutique Uomo, via Giambattista Fardella 131, telefono 0923 54 97 01. Carmelo Ferrito, veste gli sposi di oggi. Da 10 anni presente in Sicilia, con 20 punti di raccolta. Banco Metalli Italiano, il tuo compro-oro di fiducia. In via Palermo 100 e in via Cesarò 57B. È l'ora di riutilizzare. Porta i tuoi oggetti al Mercatino, il franchising numero uno in Italia, dove puoi vendere e comprare di tutto. Ti offriamo l'opportunità di guadagnare. Mercatino Franchising. Via Marconi 535, Viale della Provincia, zona carcere. Vendi e guadagni. Da Birilli Outlet i nuovi arrivi a prezzi davvero strepitosi. Leggings Bimba da 5,90€, maglie Bimbo Bimba da 9,90€, polo ragazzo e felpe Bimbo e Bimba da 12,90€, gonna jeans da 14,90€, jeans Bimbo e Bimba da 16,90€, pantaloni da 16,90€, completo da 16,90€. Birilli Outlet, Piazza Martiri d'Ungheria, a Trapani. Pratichiamo anche il 3x2. Tradizione casearia da 20 anni sulle vostre tavole. Caseificio Ingardia. Chiude il carcere di Marsala, ha iniziato il trasferimento dei detenuti fra l'amarezza del comune e della Camera Penale. Non sono serviti a nulla i diversi solleciti e gli interventi della Camera Penale e degli avvocati per scongiurare la chiusura del carcere di Marsala. Una decisione assurda per il sindaco Adamo, che aveva chiesto anche l'intervento del sottosegretario alla giustizia Salvatore Mazzamuto. Il provvedimento scaturisce dal decreto a firma del ministro Severino che prevedeva la chiusura di tutti quegli istituti penitenziari che presentavano problemi igienici e strutturali o di sovraffollamento ed economici nell'ottica di un risparmio per le casse dello Stato. Ma contraddittoriamente la chiusura del carcere di Marsala comporterà ulteriori spese per i magistrati che dovranno spostarsi per ascoltare gli imputati, così come per i viaggi dei detenuti in occasione delle udienze, senza considerare i disagi per i familiari che dovranno spostarsi per le visite. A Marsala è così iniziato il trasferimento dei 40 detenuti e successivamente sarà trasferito il personale. Resta ora la possibilità di recuperare il progetto per la costruzione del nuovo carcere, per il quale era stata individuata un'area in contrada Scazzaiazzo. Critici anche i sindacati penitenziari, secondo i quali questa scelta potrebbe compromettere una situazione già critica a causa del sovraffollamento. Il Consiglio Comunale di Valderice questa mattina ha approvato l'aumento di IMU e IRPEF disposto dall'amministrazione guidata dal sindaco Iovino. Ascoltiamolo. La Giunta ha deciso di portare al massimo consentito dalla legge l'imposta degli immobili per tutte le abitazioni. Praticamente l'IMU, dalla seconda casa in poi, passerà dal 7,6 per mille al 10,6 per mille. Resta invece invariata al 4 per mille l'aliquota per la prima abitazione. L'addizionale IRPEF è stata fissata all'8 per mille. I rincari delle imposte sono stati disposti per evitare il dissesto finanziario del Comune di Valderice, come ricordato dal sindaco Camillo Iovino. Alla fine è prevalso il buonsenso? Sì, è prevalso il buonsenso, quindi i consiglieri comunali hanno dato la possibilità dell'aumento necessario dell'IMU che passa per la seconda casa, perché per la prima casa rimane invariata con le detrazioni dovute, quindi per la seconda casa e per le altre abitazioni si va dal 7 al 10,60, quindi il massimo, e poi l'addizionale IRPEF che va dallo 0,50 alla 0,80. È prevalso il buonsenso perché con i mancati trasferimenti dello Stato e della Regione, da questo punto di vista siamo stati costretti, per cui tutti
tutte le forze politiche si sono messe a disposizione per cercare di fare in modo che si approvassero le aliquote che servono a chiudere il bilancio in pareggio. Provvedimenti impopolari ma necessari. Da questo punto di vista credo che emerga deve emergere la reazione dei comuni, perché non è possibile che il governo Monti, tra l'altro appoggiato dal PD e dal PDL, e il governo regionale, che fino a ieri c'era pure il PD, ci possa affamare in queste condizioni. Sono convinto che o le cose cambiano, oppure da questo punto di vista saranno sempre gli stessi cittadini a pagare le scelte inconsapevoli che fanno sia il governo nazionale che quello regionale. Il consigliere comunale di Trapani, Nicola Sveglia, in qualità di capogruppo del movimento MPS, ha presentato un'interrogazione all'amministrazione per affrontare la questione del disagio degli studenti dell'Istituto Tecnico Nautico Mariano Torre a causa della mancanza di parcheggi adibiti alla sosta dei ciclomotori in prossimità del plesso scolastico. Sveglia ha raccolto le lamentele di questi giovani che, non potendo usufruire di appositi stalli per la sosta, parcheggiano la loro moto sopra i marciapiedi rischiando di essere multati. E ora ci spostiamo a Marsala, proficua seduta del Consiglio Comunale, approvate 3 delibere propedeutiche al bilancio, oggi ancora in aula per parlare delle dismissioni degli immobili comunali. Doppia seduta di lavori ieri per il Consiglio Comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano. L'assise civica di Palazzo 7 Aprile ha lavorato esitando positivamente 3 atti deliberativi propedeutici al bilancio di previsione. Il Consiglio Comunale ha approvato, senza alcun emendamento e recependo le proposte dell'amministrazione, le deliberazioni riguardanti le modifiche all'IMU per l'anno 2012, l'addizionale comunale all'IRPEF sempre per l'anno in corso ed ancora quella inerente alla verifica della qualità e delle quantità di aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive. I lavori d'aula di ieri si sono aperti in mattinata con alcune comunicazioni. I punti più critici sono praticamente che gran parte di noi è in difficoltà, perché visto che la situazione economica e sociale della nostra città è in grosse difficoltà, ovviamente andare a sobbarcare e mettere le mani in tasca ai cittadini non è una cosa che a noi piace fare. E stiamo valutando tutte le opportunità per far sì che non si aumenti l'IMU e stiamo chiedendo già da un paio d'ore di un confronto diretto con l'amministrazione per fare tutti quei tagli che sono possibili e immaginabili. Poi è stata posta in discussione la delibera sulla determinazione delle aliquote all'IMU per l'anno in corso. Stamani il Consiglio ha già ripreso l'attività con la discussione sulle dismissioni di parte degli immobili comunali. Piano alternativo di abilità per la zona del cimitero a Trapani in vista della ricorrenza dei defunti e del conseguente maggior afflusso dei cittadini al Camposanto. Inoltre domani i negozi potranno restare aperti a partire dalle 15.30. Vediamo il servizio. In vista della ricorrenza di Ogni Santi e della commemorazione dei defunti, il comando della Polizia Municipale di Trapani ha approntato un piano di viabilità alternativo per la zona del cimitero al fine di rendere più agevole ai cittadini l'accesso a piedi al Camposanto. Così, dalle 7 alle 17 di domani e dopodomani verranno modificati alcuni sensi di marcia via Archi. Sarà a senso unico dalla piazza del cimitero alla via della Zagara in via Valenza. Sarà vietato posteggiare mentre in via dei Prati, in via Erice, in via Laureato Alestra e in via del Legno si circolerà a senso unico. Vietate alla sosta saranno anche la piazza del cimitero, la via Pantelleria, la litoranea Dante Alighieri e la via Cappuccinelli. Sarà quindi opportuno per tutti gli automobilisti prestare molta attenzione nel circolare nella zona al fine di evitare la sgradita sorpresa di una multa. Ma non è questa l'unica novità. Dalle 15.30 infatti gli esercizi commerciali potranno aprire. Il provvedimento arriva dal sindaco in deroga alla chiusura che per domani sarebbe stata obbligatoria. Il marsalese Vito Sallustio, a 91 anni, ha realizzato il suo desiderio di ricevere il sacramento della cresima. La funzione religiosa è stata celebrata ieri sera nella piccola chiesa di Sant'Anna nel centro storico di Marsala. A cresimarlo è stato il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero. Nella clinica dove soggiorno, spiega Sallustio, ha incontrato Don Tommaso Lombardo ed è stato proprio lui che ho chiesto di voler fare la cresima. A seguirlo nella preparazione è stata un'operatrice all'interno della clinica Morana, Nadia Mannoni. In conclusione vi ricordo che questa sera alle 20 trasmetteremo la seduta del Consiglio Comunale di Marsala. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento.
C'è grande entusiasmo attorno alla nomina di Daniele Faggiano come nuovo direttore sportivo del Trapani Calcio. Faggiano che è stato presentato ufficialmente alla stampa proprio stamattina presso la sede appunto del Trapani Calcio. Vediamo il servizio. È una giornata per noi molto felice perché non solo finalmente ci siamo, la società ha finalmente un direttore sportivo, ma non solo, e che direttore sportivo? Serie A, Lecce, come si chiama? Bari, insomma, è un personaggio. I propositi sono dei migliori, per cui ho scelto Trapani perché, prima di tutto perché sono del sud e la gente è calorosa come a casa mia. Seconda cosa perché ho conosciuto la società ed è una società seria, importante, che può fare solo bene. E mi ha entusiasmato la passione che ci mette la signora, il presidente e tutte le persone che gli sono vicine. E non pensavo di trovare una società così pronta, preparata e con tanta voglia, per cui mi sono appassionato, ho preso questa decisione in poco tempo, per cui avevo altre situazioni che potevo portare avanti, però non ci ho pensato un attimo, anzi sono contento e sono contento di lavorare dalla mattina alla sera per il Trapani. Per me non è un problema di categoria, anzi è uno stimolo in più, per me è sempre un punto di partenza, non di arrivo, è dimostrazione che la società mi ha fatto 2 anni di contratto per cui crede in un progetto a lungo termine, anche se speriamo che sia a breve termine. E adesso andiamo a vedere quali gare del campionato minori che non si sono giocate domenica scorsa si disputeranno invece oggi pomeriggio. Andiamo in eccellenza. Queste le gare: Agraras Atletico Campofranco, Alcamo Marsala che si giocherà alle 20:30, Folgore Bagheria, Leonfortese Mazzara, Monreale San Cataldese, Rivera Marmi Parmonval, San Giovanni Gemini, Camarat che si giocherà giovedì prossimo, Valderice Raffadali che si giocherà invece a Buseto. In promozione ecco le gare: Aragona Atletico Corleone, Campobello Partini Caudace che si giocherà domani a Castelvetrano alle 14:30, Cianciana D'Attilo Mussomeli Salemi, Serra di Falco Pro Favara che si giocherà alle 20:30, Piana Sciacca Strasatti Canicattì, Terrasini Carini. Ecco invece il programma della sesta giornata di prima categoria: Atletico Erice Stella d'Oriente, Calatafimi Bonagia, Don Orione Isola delle Femmine, Iatina, Fulgatore, Lampedusa, Favignana, Paceco, Castellammare, Sparta Palermo, Borgata Terrenove. L'ultimo torneo che si recupera è quello di seconda categoria. Queste le gare che vanno a comporre la quarta giornata: Trappeto, Trinacria, Ezio Roma, Juvenile che si è giocata ieri ed è finita 4-3, Libertas Marsala, Terrasini, Mondelliana, Petrosino, Pallavicino, Avvenire 2-0 giocata sabato scorso, Promazzara, Europa, Montelepre. Palestra Gym Fit compie 10 anni e ti manda in vacanza gratis. Presenta un socio e ricevi subito un soggiorno di una settimana per 2 persone. Palestra Gym Fit, via Virgilio, Trapani. E adesso passiamo al basket. Vediamo il servizio che ha preparato per noi Fabio Tartamella con l'intervista al presidente Pietro Basciano. La prima rassicurazione per i tifosi, perché sono arrivate diverse segnalazioni, il tetto piove, non piove, vogliamo magari rassicurarli, ecco. Ma oggi per fortuna dentro non è arrivata acqua. No, sembra che in settimana, c'è stato anche il sindaco qui in settimana, è venuto a vedere un attimino cosa succedeva se entrava acqua, c'è stata una grande disponibilità da parte dell'amministrazione comunale, soprattutto, ripeto, il sindaco in prima persona è venuto a vedere quello che succedeva, mi pare giovedì mattina è stato qui, e hanno fatto un piccolo intervento su e per fortuna né ieri né oggi è entrata acqua, quindi diciamo che in linea di massima il problema dovrebbe essere risolto. Sì, tu mi hai sempre risposto che la squadra non ti ha fatto soffrire all'inizio di questo campionato, io penso che però la sofferenza sportiva sia arrivata, però un discorso che mi sento di fare è questo con te, che probabilmente ci sono anche squadre di diversa potenzialità nell'ambito del campionato, però
se guardiamo che Pescara ha perso ad Agropoli, che Roseto ha perso in casa contro Gaeta, questo ha valore, due punti ottenuti contro Monteroni, e spiega che veramente non sono parole, che bisogna giocare al massimo contro tutti. Cioè non c'è una squadra che è sopra tutte le altre, ma c'è un livello proprio similare su tutte quante. Sofferenza, beh, allora se no che ci stiamo a fare? Però io sono parlato poco fa con noi, i miei ragazzi nello spogliatoio, sono convintissimo che sanno quali sono i problemi che abbiamo, sono convintissimo che lavoreranno per migliorare e sono convintissimo che riusciranno a trovare quella continuità di cui abbiamo bisogno, soprattutto quell'aggressività che abbiamo visto negli ultimi 5 minuti della partita, che è stata quella che vorrei vedere io in tutte le partite, ma che loro logicamente sanno benissimo che piano piano riusciranno ad arrivarci.